Siamo nel delta del Po, precisamente nel mitico Scano Boa. Questa è la storia della sfida tra Freccia, levriero superveloce, e la tenacissima Bessie. Il giudice di gara è Salomone, noto per le sue concise sentenze. Da tutte le parti arriva la folla delle grandi occasioni per assistere ad un evento dove si preannuncia il tutto esaurito. Molte arrivano a Scano Boa per la prima volta e lungo il viaggio ammirano un ambiente naturale unico in Italia ed in Europa. Questa striscia di terra creata dal fiume è stata scenario di un film e tema di una delicata canzone. Arrivati sulla spiaggia, Freccia è già al centro dell'attenzione e si fa ammirare per la sua splendida falcata, rapido ed elegante come solo lui sa fare. Bessie intanto lo osserva, ne prende le misure, pensa ad una strategia, sì, sarà dura, ma sente che ce la può fare. Il pubblico si prepara ad assistere all'evento, Davide contro Golia. Ecco che i due protagonisti sono sulla linea di partenza. Al via scatta Freccia. Bessie lo insegue, ma... La gara viene quindi sospesa a causa forza maggiore. Arriva il momento del verdetto e il giudice Salomone interviene. Sussurra qualche parola a Bessie. Non conosciamo le sue parole, forse di circostanza, ma alzata la zampa le invia il suo sintetico e poco elegante verdetto. La giuria popolare ha premiato Bessie con un lungo applauso per la tenacia. In altre parole, per la sua testa dura in una dura testolina.